Partiamo adesso. Devo nascondermi se non voglio combattere. Chi si vede? I campioni non sono più un problema. Dovresti essere morto. Sembri deluso. Gli dèi mi stanno punendo. Non ti stanno punendo, ti stanno aiutando. Perché credi che sia qui? Devono odiarmi se incrociano la mia via con la tua. Da quello che ho visto, ti serviva proprio un intervento divino. Non ho tempo per questo. Sparta deve conquistare questa regione, ora che ne ha la possibilità. Sì, facciamola finita. Non potrei essere più d'accordo. Prima mi sbarazzo di te, meglio è. Ah!
La vittoria è nostra! La vittoria è tua. Ci hai guidato bene oggi. Mio padre mi ha insegnato tutto quello che so su come si guida un esercito. Se tu non me l'avessi portato via, avrei potuto apprendere di più. Basta. Non osare darmi ordini. Sono io che comando qui. Avevi bisogno di me. Per gli dèi, come puoi essere così arrogante? Non mi stupisce che mio padre volesse eliminarti. Tu non sai nulla della mia famiglia. So che ti ha buttato giù da una rupe e ha scelto me al tuo posto. Oh, e ora chi è l'arrogante? Tu sei solo un rimpiazzo. Tu sei una seconda scelta. Questo lo vedremo. Che vuoi dire? Ora che abbiamo cacciato gli Ateniesi, affronterò il mio vero nemico. Stentore, non... Hai svolto il tuo lavoro. Ora ti ucciderò per quello che mi hai rubato in Megaride. Perché lo stai facendo? Perché? Perché hai marciato sulla Megaride e hai rovinato la guerra! E hai ucciso mio padre! Ho fatto quello che dovevo! E così farò anch'io! Che cosa pensi di ottenere con la mia morte? Giustizia, vendetta, pace! Basterebbe una di queste, ma tutte e tre saranno ancora meglio! Credi che la vendetta offuscherà il tuo dolore? Credimi, non lo farà. Niente di personale, ma non mi fido di te. Non sei costretto a farlo, Stentore. Oh, certo che sì! Non mi convincerai del contrario. Questo non è quello che avrebbe voluto Nicolao. E tu che cazzo ne sai? Traditore! Non sono un traditore. Hai tradito Sparta! Hai tradito la tua famiglia! Hai ucciso mio padre! E mi hai impedito di vivere una vita normale! Meriti che il tuo cuore venga trapassato dalla mia spada! Uccidervi non guarirà le ferite del passato. Padre! Salute, Stentore. Credevo che fossi morto. Non ancora. Deve pagare per quello che ha fatto. Ma quante volte devo dirtelo? Stentore, non mi deve niente. Ma io non capisco. Avete entrambi un grande ruolo da ricoprire. Sii il comandante che ti ho insegnato a essere. Guida l'esercito di Sparta alla vittoria. Come? Sei un uomo d'onore, un figlio leale e un grande guerriero. Sarai un comandante migliore di quanto io non sia mai stato. Puoi farlo. Lo farò, padre. Ti renderò orgoglioso. L'hai già fatto. Poteva finire male. Alexios, un'ombra sta avvolgendo Sparta. Fa attenzione quando torni. Ce ne occuperemo io e mia madre. L'hai trovata? Alla guida di Nasso. Non mi sorprende. Che gli dèi vi proteggano. Yeah.
Ecco, è laggiù. La creatura che ha ucciso Peebo avrà ingoiato l'amuleto. Deve essere Peebo, o ciò che resta di lui. Frammenti combaciano alla perfezione. Deve essere la chiave. Forza! La statua! Pare che funzioni solo di notte. Tornerò dopo il tramonto. Un altro sfidante. Spero che tu sia più resistente dell'ultimo. Per gli dèi! La statua ha preso vita! Non sono una statua, figliolo. Se non comprendi ciò che hai di fronte, come potrai intrattenermi? Che cosa sei? La Sfinge. Guardiana della verità e della conoscenza. Perché sei qui? Gli dèi mi hanno inviato a proteggere questo luogo, ed è quello che faccio da allora. Sono qui per un'altra ragione. No? E allora dimmi, perché sei qui? Proteggi un oggetto di grande potere. Mi è stato chiesto di riportarlo nel luogo a cui appartiene. Una causa davvero nobile. Purtroppo non posso acconsentire. È troppo importante. E non me ne andrò senza. Il potere che custodisco non è per i deboli di spirito. Io posso resistere. La ricerca di conoscenza giustifica ogni sacrificio. Se risponderai saggiamente alle mie domande, ti dimostrerai meritevole. Cos'è molto antica e talvolta nuova,
bianca ma a volte rosa, mai vuota, ogni tanto piena. Non spinge mai, poiché sempre attira. La luna. Una scelta interessante. Questa cosa tutto divora. Uccelli, animali, alberi, fiori. Erode il ferro, morde l'acciaio, riduce persino la pietra in ghiaia, distrugge città, uccide sovrani e rende anche i monti piani. Il tempo. Sono colpita. Cos'è grande ma non cresce mai? Ha radici invisibili ed è molto più alto degli alberi? Una montagna. Affascinante. Un soggetto interessante. Ora sfrutta ciò che hai appreso e tocca i simboli che riflettono le tue scelte. Thank you.
Hai sentito la buona notizia? Sono qui per affrontare i re. Sei pronto a riprendere la nostra terra? Naturalmente. Ma il mio scopo è deporre il re fantoccio. Hai reso tua madre orgogliosa, Alexios. Sei sicuro di avere prove sufficienti per accusarlo? Certo. Raduno gli efori, ci vediamo nella sala del trono. Chi sono gli efori? Non ricordi? Beh, eri solo un bambino. I cinque efori vengono eletti dai cittadini spartani. Hanno potere persino sui re. Sono loro che devi convincere se vuoi salvare Sparta dal controllo della setta. Ci vediamo alla sala del trono. Che cosa stiamo aspettando? Mi dispiace per l'attesa. Hai convocato gli efori? Avrai ottenuto una grande vittoria per avere questa folla adorante. Gli Ateniesi hanno abbandonato la Beozia. La regione è vostra. Una notizia eccellente! Avevi troppo da fare con le conquiste per scortare il nostro campione ai Giochi Olimpici, immagino. L'ho scortato fino in Elide, ma ha avuto un incidente in mare. Così ho partecipato io ai giochi e ho vinto una corona per Sparta. Per Nike! Ben fatto. Se non hai che buone notizie da condividere, perché hai convocato gli efori? Siamo qui per assistere a delle gravi accuse. Gravi accuse? Contro chi? Vi comportate come se non lo sapeste. Contro di voi, Pausania. Sparta deve liberarsi di Pausania prima che sia troppo tardi. È un membro della setta di Cosmos. È un traditore di Sparta. Setta di Cosmos? Di cosa stai parlando? È forse uno scherzo. Ho le prove. Proprio qui. Le prove sono lì! Sapete che è colpevole. Questo non prova nulla. Gli efori devono essere convocati solo per questioni serie. Questa mancanza di prove è uno spreco del nostro tempo e una mancanza di rispetto verso i troni di Sparta. Che l'accusatore venga punito come monito per tutti gli sconsiderati. Sono stata un cattivo esempio. Punite me al posto suo. Ti abbiamo concesso di dimostrare il tuo valore. Ti abbiamo invitato a tornare per un'udienza reale. Ed è così che ci ripaghi? Che ne pensi, Archidamo? Alexios e Mirine degli Agiadi, maledico i vostri nomi! Possono i Cryptes darvi la caccia e gli Iloti strappare le carni dalle vostre ossa! Concordo, una saggia decisione. Peccato che stavolta tu non abbia una maschera o un mantello per salvarti. Tu eri lì, a Delfi! Madre, Pausania si è rivelato prima che mi trascinassero fuori. Allora è lui il re fantoccio. Sarà meglio toglierlo di mezzo il prima possibile. Lo farò. Ci vediamo a casa quando avrai finito con lui. Con piacere. Ares ha scelto me per guidare gli Spartani alla gloria. Ne resterà uno solo. Re Pausania fa parte della setta di Cosmos. Dovrò ucciderlo con le mie mani.
Ecco Pausania. Malacca. Dare a dove vado qui. Rimani in guardia.
La tua taglia... Sei carne morta! Thank you.
eliminerò uno dopo l'altro. Alexius, eri stato condannato! Avrei dovuto procurarmi più prove prima di accusare Pausania. Ha tradito Sparta e i suoi cittadini. E ora dici di averne la certezza? Dov'è? Così può difendersi da queste accuse? L'ho guardato morire. L'hai ucciso? Sì, ho le prove. Che era un membro della setta di Cosmos. Prove schiaccianti. Questa lettera è stata scritta e firmata da Pausania. Descrive i progressi della setta a Sparta. Cos'è questa setta di Cosmos? L'hai nominata più volte, come se dovessi conoscerla. È un'organizzazione segreta che ha un solo scopo: ottenere il potere. Sfrutta questa guerra per consolidare il suo dominio. Mi riesce difficile credere che Pausania abbia usato Sparta per tutto questo tempo. Abbiamo governato insieme per anni. Parlerò con gli Efori perché confermino le tue accuse. Ma se è vero, meriti di tornare a essere un cittadino di Sparta. E naturalmente la tua casa di famiglia verrà restituita. Grazie. Ancora una cosa. Sì? Se mai decidessi di governare Sparta, lascia almeno che ti affronti in battaglia. Governare non fa per me, mio re. Non c'è più. Che cosa? Qui c'era un teschio, un piccolo teschio di coniglio, la tua prima preda. E chi può averlo preso? Solo una persona può averlo fatto. Nicolao. Forse rivedermi gli ha ricordato questo posto. È successa la stessa cosa a me. Pare che io non fossi l'unica a desiderare di tornare. Spero di non disturbare. Brasida, vieni. È un piacere rivedervi a casa vostra. È molto bello essere qui. Come mai non ti stai allenando? C'è qualche problema? Devo raggiungere Pilo il prima possibile. Magari potresti venire con me. Sarei felice di restituire il favore. Cosa ci attende a Pilo? La gloria. Gli ateniesi stanno respingendo gli spartani in questo momento. Sarebbe una sconfitta devastante per Sparta e non posso lasciare che accada. Pare che tu abbia perso fiducia nei guerrieri spartani. Sono più forti che mai, ma stanno affrontando un potere che non possono immaginare. Vuoi dire Deimos? Sì, così dicono le voci. Una forza della natura nel corpo di un mortale che può fare a pezzi ogni soldato sulla sua strada. Se Deimos è a Pilo, dobbiamo fermarla. Ti aspetterò alla nave, ma fai in fretta. Ogni attimo sprecato è un'altra vittima spartana. Cassandra si trova a Pilo. Tu devi salvarla, Alexios. Salvarla? Abbiamo di nuovo la nostra casa. Possiamo essere una famiglia. Non è troppo tardi. La salverò, ad ogni costo. È importante, Alexios. Potremmo non avere un'altra possibilità. Lo so. Dopo tutto questo tempo avrà compreso le vere intenzioni della setta. Non importa quello che dovrai fare, ma salva tua sorella. Devi farlo. Non mi fermerà nulla. Non dovrei far aspettare, Brasida. Fa attenzione, Alexios. Oh!